Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo di Mercado de Lisboa, un gioco di piazzamento tessere di Vital Lacerda, basato sul sistema di costruzione della città del gioco Lisboa. Mercado de Lisboa è un gioco veloce, con regole facili da imparare ma scelte tattiche molto profonde. Il gioco è da 1 a 4 giocatori. Come scritto sul regolamento, si impara in 5 minuti e si gioca in circa 40 minuti. Ma ora andiamo a vedere il gioco più da vicino. Il gioco è creato da Vital Lacerda, un autore molto prolifico e autore di diversi capolavori come The Gallerist, On Mars, Vinyos, il già citato Lisboa, Kanban e altri giochi ancora. Come vedete, il gioco è dotato di un organizer interno in plastica che tiene bene tutti i componenti. Alcuni sono in legno, le tessere sono contenute nel sacchetto. Il tutto è molto ben fatto, il colpo d'occhio è ottimo, basta solo non mettere la scatola in verticale. Il gioco è piuttosto rapido ed è possibile giocare una partita in circa 40 minuti. Vincerà alla fine chi avrà semplicemente ottenuto più soldi. Bisognerà gestire al meglio le proprie bancarelle e i ristoranti. Ogni ristorante vicino ad ogni bancarella porterà dei soldi ai giocatori quando verranno giocati i clienti. I clienti sono la parte centrale del gioco, nonché quasi l'unico modo per fare soldi. Si devono giocare correttamente e con tempestività per fare più soldi possibili cercando di non farne fare agli avversari. In questo sta la difficoltà del gioco. Non è facile ottenere dei clienti molto validi e non è facile neppure non aiutare eccessivamente gli avversari. I clienti dipendono dal numero di bancarelle presenti su ogni riga o colonna e daranno soldi secondo le bancarelle e i ristoranti posizionati all'interno del tabellone. Per concludere, Mercado de Lisboa è un gioco molto profondo, forse un po' astratto, ma che è difficile da replicare come profondità in un gioco che può durare anche solo mezz'ora. È fondamentale cercare di ottimizzare il posizionamento delle proprie bancarelle per fare più corrispondenze possibili con i ristoranti, cercando però di non regalare troppi soldi agli avversari posizionando i clienti. Insomma, Vital Lacerda è sempre un ottimo autore e anche questo gioco, se avete apprezzato gli altri titoli dell'autore portoghese, non vi deluderà di certo.